Lite Notizie. Siamo a Roma, nella sede del Parlamento Europeo, per raccontarvi una festa meravigliosa, quella dedicata a San Benedetto, che coinvolge tre città: Cassino, Subiaco e Norcia. Venite con noi, ma prima di tutto mettete mi piace sulla pagina del nostro giornale Monolite Notizie. Amici di Monolite Notizie, in compagnia del primo cittadino di Subiaco, illustriamo i festeggiamenti dedicati a San Benedetto a Subiaco. Sì, Subiaco prende parte insieme alle città gemellate di Norcia e Cassino alle tradizionali celebrazioni benedettine che ci vedranno impegnati nei mesi di febbraio e marzo con diversi appuntamenti istituzionali. Oggi abbiamo presentato qui nella sede del Parlamento Europeo a Roma le celebrazioni benedettine. Il 7 di febbraio saremo prima dal Santo Padre per la benedizione della fiaccola Pro Pace et Europa Una e poi questa sarà accolta presso le sedi del Parlamento italiano. Poi la fiaccola si recherà all'estero, nella Repubblica Ceca, a Praga, nelle giornate del 18 fino al 22 di febbraio, e poi a marzo, nelle giornate tradizionali di San Benedetto, le città festeggeranno in particolar modo il 21 marzo la ricorrenza col loro santo patrono. 60 anni dalla proclamazione di San Benedetto patrono d'Europa da parte di San Paolo VI, una ricorrenza importante quest'anno ancora di più per la concomitanza anche con le elezioni europee, affinché insomma anche tramite il messaggio, la vita e l'opera di San Benedetto e dei suoi seguaci, la nostra Europa, anche il nostro continente europeo possa sempre ispirarsi a valori di pace, di identità e di dignità umana. Sindaco, in questo circuito che abbraccia le tre città, quindi Norcia, Cassino e Subiaco, avete fatto anche un sodalizio che riguarda i prodotti? Sì, le celebrazioni benedettine sono anche il luogo e il momento per la promozione turistica e enogastronomica delle nostre terre. I nostri prodotti tipici, i nostri luoghi sono il simbolo e lo specchio delle nostre identità culturali e quindi in questi momenti anche la nostra produzione viene promossa nelle varie città e viene promossa in sede europea affinché anche da diverse nazioni europee possono venire a visitare queste splendide terre che sono le terre di San Benedetto, ma sono le terre anche delle nostre comunità. Grazie mille. Grazie a voi. Amici di Monolite Notizie, in compagnia del primo cittadino di Cassino, il dottor Enzo Salera, raccontiamo le particolarità di questi festeggiamenti dedicati a San Benedetto a Cassino che si svolgeranno quest'anno. Sì, come ogni anno si rinnova la tradizione della fiaccola benedettina che porta un messaggio di pace in Europa. Quest'anno è un anno particolare perché sono i 60 anni della proclamazione di San Benedetto patrono d'Europa da parte di San Paolo VI e per quanto riguarda noi la comunità di Cassino sono gli 80 anni dei tragici eventi del 1944 che portarono alla distruzione prima dell'abbazia di Monte Cassino e poi della città di Cassino. Quindi il messaggio assume un valore ancora più forte, più particolare, ma soprattutto perché andiamo a Praga, dove siamo vicinissimi a un teatro di guerra nel cuore dell'Europa, con la speranza che questo possa terminare al più presto. Amici di Monolite Notizie, insieme al dottor Giuliano Boccanera, sindaco di Norcia, raccontiamo la particolarità di quest'anno veramente molto emozionante della celebrazione a Norcia, in cui tutti i cittadini e tutti i turisti, i visitatori potranno finalmente celebrare San Benedetto all'interno della Basilica. Sì. Diciamo che dopo il terremoto del 2016 l'accensione della fiaccola è sempre stata fatta all'interno, diciamo, vicino alle macerie della Basilica di San Benedetto, che a causa appunto del terremoto era crollata. Quest'anno finalmente, dopo 7 anni, la fiaccola verrà accesa all'interno della Basilica, quindi dopo 7 anni ci riappropriamo di un luogo importante per la nostra comunità che rappresenta l'identità della nostra comunità, che rappresenta San Benedetto, e di questo siamo veramente contenti e orgogliosi. Vi sottolineo che il 30 ottobre abbiamo celebrato la messa all'interno della Basilica di San Benedetto e vedere i nostri concittadini emozionati con le lacrime agli occhi che rientravano in un luogo a loro caro è stato veramente una cosa bellissima. Amici di Monolite Notizie, siamo in compagnia dell'assessore alla cultura di
Subiaco. Allora, Subiaco, i festeggiamenti di Subiaco, città. Monolite Notizie già li ha trattati in altre occasioni. Parliamo di quello che accadrà in questa circostanza, Assessore. Oggi ci troviamo qui presso la Sala delle Bandiere, presso la sede del Parlamento Europeo in Italia, e quindi qui ci troviamo a Roma oggi, per promuovere, per far conoscere il programma delle celebrazioni benedettine 2024. Queste celebrazioni benedettine che vedono legate tre città, Norcia, Subiaco e Cassino. Quindi iniziano dei festeggiamenti di carattere civile e religioso e sono rappresentate proprio dalle tre città, dove San Benedetto, proprio in onore del santo patrono Benedetto, che è promulgatore di pace e di unità, e che questa unità e pace viene poi simbolicamente rappresentata dalla fiaccola benedettina Pro Pace et Europa Una, e viene portata poi durante ogni anno presso una città europea, proprio per affinché sia simbolo di unione e di pace tra i popoli. Quindi iniziano dei festeggiamenti, come abbiamo detto, sia di carattere civile che religioso, che ci vedono impegnati sino al 21 marzo. Quindi Subiaco festeggerà da inizio fino alla fine delle celebrazioni, che poi ci vedrà presenti a Norcia, ci vedrà presenti a Cassino, e poi termineremo il 21 marzo proprio con la processione che si farà presso la nostra città, e festeggeremo quindi il nostro santo patrono. Insieme alla dottoressa Giuseppina Perla, assessora alla cultura e al turismo del comune di Norcia, iniziamo invece a sottolineare quali sono le emozioni che accompagnano questa conferenza stampa dedicata ai grandi festeggiamenti in onore di San Benedetto. Beh, è sempre una grande emozione anche per la location che noi scegliamo ogni anno per poter presentare, no, questo nostro viaggio, questo marzo benedettino che nel corso degli anni si è arricchito sempre di più, ha assunto dei significati importantissimi, a partire dal patto di gemellaggio che abbiamo firmato con i sindaci di Subiaco e Cassino nella sede del Parlamento Europeo, alla presenza dell'allora presidente Antonio Tajani. E quindi ogni anno si accresce di nuovi significati, e al di là del messaggio importantissimo che il nostro importante concittadino Benedetto ci ha lasciato, e quindi noi sentiamo la responsabilità di portare avanti questo messaggio di pace, questo viaggio assume proprio una rilevanza anche di carattere promozionale del nostro territorio. E subito dopo il sisma del 2016 Norcia è stata veramente invasa da una grandissima solidarietà da parte dell'Italia, ma anche da parte dell'Europa. L'Europa si è fatta prossima a Norcia, e quindi noi sentiamo anche il bisogno di ringraziare per questo afflato che c'è stato. E questo viaggio del marzo benedettino, che si svolge a partire da oggi con la presenza, la benedizione del Santo Padre, del Presidente della Camera dei Deputati, e poi via via fino a ritornare la sera del 20 di marzo a Norcia, da dove parte appunto il viaggio, rappresenta veramente un elemento di grandissima speranza per il futuro di sviluppo di Norcia, che era stata fortemente colpita dal terremoto del 2016. Quindi si inserisce come uno dei più importanti avvenimenti nel corso dell'anno per la nostra comunità. Don Luigi Di Bussolo ha letto il messaggio augurale per San Benedetto. Che cosa vuole sintetizzare per i lettori di Monolite Notizie in occasione di questa lieta circostanza? Il messaggio di pace di San Benedetto che ogni anno noi proponiamo per il viaggio della fiaccola richiama proprio il messaggio fondamentale. È una parola che troviamo scritta in tutte le nostre abbazie, soprattutto quelle storiche. Quando si arriva si trova la scritta Pax, e credo che oggi sia un messaggio fondamentale, non solo per ciò che noi stiamo vedendo, ahimè, sia nel cuore dell'Europa, sia in Medio Oriente, sia in altre parti del mondo, ma anche per un tema più ampio e più profondo che riguarda la pace interiore di ciascuno di noi.
Ecco, questa è una sfida che il cristiano, ma l'essere umano dovrebbe raccogliere. Benedetto dice, ecco, di essere costruttori di pace, di essere uomini di pace. Con Don Maurizio Vivera raccontiamo come si svolgeranno queste celebrazioni importanti proprio nel cuore di Subiaco. Sì, esattamente, le celebrazioni verranno fatte lì al Sacro Speco, che è la culla del monachesimo. Possiamo definire il Sacro Speco lì dove San Benedetto ha partorito nella sua mente quella che poi verrà definita la regola di San Benedetto. Dunque già il 7 marzo faremo l'accensione della fiaccola e poi il 20 marzo la solenne celebrazione, dove arriveranno un po' da tutta Europa per festeggiare il patrono principale. È stato proprio lì che San Benedetto ha soggiornato per 3 anni, se non sbaglio, giusto? Esattamente, nella grotta detta al Sacro Speco. Benedetto è rimasto 3 anni in meditazione, aiutato prima da un monaco che già viveva lì, dai pastori e da altre persone che gli volevano bene, che gli hanno portato da mangiare, altrimenti non avrebbe mai potuto rimanere in solitudine. E in quegli spazi adesso è possibile non solo visitare la struttura, ma anche ammirare delle opere d'arte meravigliose. Sì, abbiamo uno dei più bei santuari in Italia, il Sacro Speco, dove l'arte riecheggia dal IX secolo arrivando fino al Rinascimento, con tutta la vita del santo e il Vangelo dei poveri sui muri. Amici di Monolite Notizie, ad accompagnare la fiaccola di San Benedetto ci sarà una squadra composta da tanti atleti, tante persone anche devote, e raccontiamo quali sono le particolarità di questo viaggio attraverso i territori. Allora, la particolarità più importante è che partiamo da Cassino, da Monte Cassino, e arriviamo a Norcia, facciamo 320 chilometri tutti di corsa, con le tappe a Subiaco, Rieti e poi arriviamo nella piazza di Norcia. Prima di arrivare nella piazza di Norcia arriveremo dai monaci benedettini, dove stanno facendo il nuovo monastero. Ci sarà una messa religiosa e poi scenderemo un'ora più tardi nella piazza di Norcia, accolta da tutta la popolazione di Norcia. Ecco. E poi, per chi volesse anche unirsi solamente per un piccolo tratto, come si può fare? Tutte le associazioni hanno degli atleti che comunque partecipano, sì, fanno dei tratti tipo un 10 chilometri, poi si ripassa la fiaccola fino ad arrivare, come ha detto lui, a Subiaco anche. Quindi la fiaccola toccherà, lo ripetiamo, le 3 città coinvolte in questo percorso, e quindi anche in questo gemellaggio. Passiamo anche al versante molto molto giovane. Sì, giovane, Emanuele è più giovane sicuramente. Sicuramente una bellissima esperienza e siamo felici, per noi è la prima volta, però siamo molto felici di poterci partecipare. Emanuele, come ti sei avvicinato a questa realtà? Diciamo che Cassino ha sempre avuto modo di partecipare a questi progetti e mi è sempre stata presa la spinta nel voler partecipare, e quindi quest'anno ho voluto prendere anch'io l'iniziativa. Perfetto, grazie a tutti. Grazie.